Bentornati a tutti ragazzi, sono Bernastor ed eccoci qui con PES 2016. Allora, abbiamo comprato un paio di giocatori, non mi sembrano dei fenomeni, però ho dovuto rinforzare uno in Baye, che è un terzino sinistro, l'ho messo a destra perché almeno abbiamo un terzino, e Dezzi, se non sbaglio, anche, che è giovane. Sì, 23 anni. No, ma sbagliato, non è Drezzi, ma è Dragora, che ha 18 anni, e Jean, che ne ha 20. Più o meno questi sono stati gli acquisti. Volevo acquistare ancora un giocatore, ma devo venderne qualcuno e non riesco a farlo. Allora, cosa che mi sta piacendo di questo PES? 1. Questi menu sono molto intuitivi, ho capito subito quello che fare, è stato molto rapido. Ottenere GP in alto a destra, ovvero la moneta che si usa poi nel gioco in My Club. E questa è una cosa veramente ottima, perché riesci anche solo giocando, facendo qualcosa, riesci a accumularne. Il classico sistema di salvataggio. Rapidità maggiore anche nei menu. Sì, sembra sto facendo un elenco che sì, però è per dire un po' le novità che ci sono in questo PES. Qui la gestione squadra è molto intuitiva, un po' tutto. Direi che possiamo passare alla prima partita e vedere come gioca la nostra squadetta. Siamo a modalità professionista, quindi non sarà facilissima la situazione. Ci sono ancora le squadre, le magliette uguali, che cambia solo e soltanto la striscia e il marchio. Bene, grazie. Io metterei erba corta e asciutto, perché io vado tanto di passaggi, quindi forse è meglio così. Vediamo, secondo me faremo dei danni incredibili. Scusate se sentite una voce un po' nasale, ma sono raffreddatissimo. Dai. Benvenuti a questo giorno. Forza, Croto Juve. Croto Juve. Croto Juve, adore. Impossibile a dire questo, numero brutto. Però ci abbiamo il pesciolino portafortuna. Che è una cosa molto bella. Allora, prendiamo un po' di dimestichezza. Sto già sbagliando i tasti. Vai, che cosa bella. Omicidio. Viola la mette in mezzo. No, non ci posso credere. A mani basse, così. Fantastico. Così, 3 secondi, abbiamo già preso gol. Stupendo. Anche il commentatore qua è impazzito malissimo. Gol in questa azione. Ma che errore la difesa. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Prova la giocata nello spazio. Non solo è la prima partita alla guida di questa squadra, ma è anche la prima panchina della carriera in assoluto per il nuovo allenatore. Cosa mi sei dire su di lui, Luca? Stavolta è ci siamo anche noi, però, col primo gol. Ci siamo anche noi, te carina. Hai capito? Ci siamo anche noi. Vorrei far notare la scarsezza di questi giocatori, ma al contempo pure il pallone dell'anniversario, bella. Niente da fare per il portiere. Poi se è troppo bassa la difficoltà, l'aumenteremo, era solo. Sono bellissimi i replay così, però. E chi è già il nostro? È Jean? Ciano, non so chi. Ciano, va bene. Ha segnato Ciano. L'importante è che non lo faccia durante la partita. Si ricomincia da una situazione di parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Sì, però. No! Omicidio! Omicidio! Un passaggio profondo. Da lì può segnare. Merd. Scivolata cattivissima. E se n'è andato al primo quarto d'ora. Lo vede? La spizza? La soluzione in profondità. No, l'ha mancata. Brutalmente. Sì, qua ci stanno dando punti a manetta proprio. A parte che sto confondendo l'arbitro con. Madonna, dovranno sfruttarla al meglio. Cross. No, sti errori. Ok, bravo portiere.
Adrian Stojan. Prova il filtrante. No. Intercetta opportunamente, sì, visto che l'azione la scarsezza di questi giocatori nei. Madonna, ho visto il portiere andare a fanculo. Proprio tanto. Ok, ripartiamo con i passaggini. È davvero una bella serie di passaggi questa. Prova la giocata nello spazio. Bravo, vai, vai, vai che ce la fai, vai che ce la fai. Vai Modesto, vai Modesto. Non è vero, niente, vabbè, l'importante è provarci Modesto. L'importante è provarci. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere. La buttiamo in mezzo. Portone. Vai Maiello. Fallo per il pesce. Niente. La palla viene respinta. C'è, dalla. Ha lasciato il pallone. Totalmente abbandonato il. Vai. Ok. Cioè, niente, ha detto no, no, niente. Io non voglio giocare a calcio oggi. Mi sono alzato male. E che cazzo? Gioco in una squadra in merda. Perché devo impegnarmi? Modesto. Vuole la profondità. Ottima, veramente il vostro. Come fate i passaggi voi? Nessuno, veramente. Dai, non ce lo stiamo cavando male, però, eh. Prova a verticalizzare. Viola. Dai, dai, no, aia, esci! Dio santo, il nostro portiere è morto, è palesemente morto. Devo comprare un portiere, probabilmente devo comprare un portiere. Ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. Ok. Sono in vantaggio di un gol. La mette sulla sinistra. Dai che... Non si aspettava la finta! Cos'è successo? Jean, sei tu? La conclusione non è stata precisa. No, non ho visto sinceramente cos'è successo. Con chi parte del. Al volo, così. Manco se tirare dritto al volo, va bene. L'importante è sperare. Con tanta facilità. Sì, ho scelto apposta un giocatore che sapesse tirare un po' al volo. Speriamo faccia qualcosa di. Questi qua mi dribblano. Cerca di sfruttare lo spazio sulla. Bravo. C'è spazio per calciare. Si avvicina. Volevo fermarmi, ma ottimo, non posso chiedergli tutto. Aia, siamo già sotto con la Teccarina. Aia. Devo prendere un portiere, non c'è niente da fare. Si riparte per il secondo. Dai. Ci sono ancora 45 minuti per recuperare lo svantaggio. Vai che hai visto il buco. Sulla fascia, è libero. Pallone verso il palo più lontano. Ah, peccato. Sta male. E ora vediamo se riusciranno ad ce possiamo fare questo corner. E la difesa se la cava con grande mestiere. Può calciare. Ce la fa? Niente. È fuori di un non nulla. Sembrano proprio più determinati. Ha beccato la vecchietta sul terzo anello. Ora il gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Dai! Alto nello spazio. No! Qui deve tirare. Dude, cosa fa? Ma cioè, ha fatto il tiro giro dal giro sbagliato però. Va bene. Va benissimo. La scarsezza dei nostri giocatori veramente incredibile. Madonna, che facciata brutta. Che giallo secondo me. Trova il canale sulla fascia. No. Grande movimento nello spazio. Che cazzo di gol ci ha fatto? Portiere, ma dov'eri? Dov'eri portiere? In che stato? Madonna, siamo anche in difficoltà professionista con una squadra che sono delle pippe. Cioè, non so, è carina, non so che cazzo di squadra italiana è. Non seguo così tanto la. Arbitro, basta, mi confondi, mettiti la maglietta bianca. Un gol meritatissimo secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Vai Mandargola. Io li chiamerò tutti con i nomi sbagliati, ma c'hanno dei nomi allucinanti. Palla larga in profondità. Sfiga. Non lo recuperiamo più, è un 3-1. Non credo. Noi possiamo ancora provarci, ma. Prova il cross.
cross allontanato, niente di fatto. Con questo livello di calcio uno dei compagni poteva arrivarci. Viola ha già segnato in questa partita. Dai, no, ce la faremo, ce la faremo arrivare in Champions, ce la faremo, lo dico io. Dobbiamo solo riuscire a avere una squadra leggermente competitiva e anche capire un po' come la nostra squadra. Cerca spazio, può tentare la conclusione. Non si fermano più. Portiere, esattamente. Cosa stai facendo della tua vita? 4-1, faccia schifo. Noi non vi sostituiamo. No, vabbè, dai, sostituiamo anche noi qualcuno, ma. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare nel bordo campo. C'è qualcuno che. Madonna, Stojan è morto. Vai. Qualche. Anche lui. Vai. Ci siamo presi un 4-1 bruttissimo, proprio triste. Siamo il Carpi. Noi siamo il Carpi praticamente. O la Lazio, dipende. C'è la palla lunga in avanti. Guarda, ci ho creduto che la prendevi per un secondo. L'ha presa? La conclusione. Cosa ha fatto? Quando riesci a controllare il pallone. Ma perché fanno ste cose così strane? È chiaro che poi bisogna calciare meglio. Dai, non è così scarso. Se riesco a mettere la palla magari dove vuole, possiamo fare qualcosa. 4-1, che partita brutta. Viola. Allora. Bella serie di passaggi. Sì, infatti. Portiere. Sicuro qui. Ah, ci sei anche tu in sta partita, ma sai che non l'avrei detto. Palla in out, ci sarà. No, sono sconvolto. Sono sconvolto dalla scarsezza. Sono sconvolto. Non pigliano un pallone. Modesto, fai veramente schifo, te lo dico in amicizia. La ricerca del pareggio in questa prima partita di campionato. Non è ancora finita. Cosa non è ancora finita? C'è ancora un lancio lungo e profondo. Cerca di uccidere il portiere, ma non gli viene. Prossima volta porta il coltellino. Viola. Dai che possiamo ancora fare qualcosa di carino. E trova il compagno. Dobbiamo comprarci un portiere. Dobbiamo vendere qualcuno. Modesto. E comprarci un portiere. Dai. Senti, io la lancio. Se poi va, se no. A parte il tunnel. Ancora lui si sta chiedendo. Come ha fatto a prendere quel pallone? Va bene. Per una volta. Finalmente, PES 2015, ogni tanto mi faccia smattare sui contrasti. Stavolta vede proprio la scarsezza dei giocatori che porta. Guarda come si girano! Cos'è sta cosa? Ok, vabbè ragazzi, prima partita un 4-1 ci può anche stare, abbiamo scelto una squadra scarsa, non conosco ancora i giocatori, è un po' così ancora la cosa. Dai, non sia stati l'unico 4-1, dai, non sia anche i vocchiaioni, fanno abbastanza schifo. Va bene, è andata così, abbiamo fatto schifo, ma ci sta, può anche starci. Ma squadra nazionale, vediamo un po' se annunciano qualcuno. Non credo dei nostri. Ok. Ah, vai, possiamo liberarci di un po' di giocatori. Trattative. Mi dispiace, Gips. Vabbè, prima vediamo. No, Matute. No, ma tutte le abbiamo tolto. No, Clayton no, mi dispiace, ma Clayton ci serve, quindi. Fine trattative. No, mi dispiace, ma tutte ci serve. Quanto mi offrono? Vediamo un po' se cambiando un po'. Dai. No, vabbè, dai.
mandiamocelo via così e via. Gibson, tu ci staresti anche, Moreira, ci stai, Moreira ci sta tanto. Facciamo così. Vediamo un portiere. Tu avevi trovato qualche portiere? Gomis. Gomis, 26 anni, 68. Non crescerà più di un tubo. No, dobbiamo trovare un portiere che cresca tanto. Un portiere. Prendiamolo, che ne so, una cosa a caso proprio. Germania. Cioè, 22 anni, crescerà? Cazzo, se cresce. Ma non credo lo prenderemo. Vabbè, mettiamoci da parte poi un paio di portieri. Ragazzi, è stato prima partita brutta, ce ne siamo presi, abbiamo avuto un lampo del pareggio, ma erano più forti. Spero che questo video vi sia piaciuto, anche se ce le siamo prese brutalmente. Il nostro, quel cazzo si chiama già il nostro allenatore, sinceramente? Non mi ricordo. No, non voglio avanzare, voglio informazioni sulla squadra. No, non mi ricordo assolutamente come si chiama. Ma mai nella vita mi ricordo il nome. Adalberto, una roba così. Boh, non mi ricordo. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, un commento e condividete il video. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo con un prossimo video. Un saluto a tutti da Vernastro.